Ragazzi, gli accordi sostanzialmente sono 5, o meglio le posizioni sono 5, e sono la posizione di Do, la posizione di La, la posizione di Sol, la posizione di Mi e la posizione di Re. Parliamo di accordi maggiori, per i minori mi sa che bisogna fare un discorso a parte e quindi non li tratterò adesso. Ovviamente. E voi sapete benissimo, perché tutti abbiamo gli accordatori digitali, che noi italiani siamo gli unici a chiamare le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. E questo c'è un motivo, perché sono stati presi da... Va bene, dai, lasciamo stare, sennò mi dilungo. Comunque va bene, noi italiani siamo gli unici che chiamiamo le note in questo modo, mentre tutti gli altri chiamano le note con le lettere, scusate, dell'alfabeto, dalla A alla G. A corrisponde all'A e G A, B, C, C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, ed è l'unica assonanza, e G, Sol. Ed è per questo che, moscerino, ed è per questo che hanno inventato questo metodo chiamato caged o caged, in inglese, che significa ingabbiato. Cioè hanno inscatolato il discorso delle posizioni in questa struttura del caged, dove la posizione di Do sarebbe la C, la posizione di La sarebbe la A, la posizione di Sol sarebbe la G, G di Genova, la posizione di Mi sarebbe la E, la posizione di Re sarebbe la D. E quindi perciò C, A, G, E, D. Ora, il caged non è che è un assioma, cioè nel senso non è una regola fissa, è una cosa che si sono inventati per far arrivare prima un concetto che alla fine gira gira, col passare degli anni studiando si capisce allo stesso modo, anche senza studiare il caged. Non a caso, io non lo so, però mi sembra che è un argomento di teoria. Perché è pura teoria, poi nella pratica cambia tutto, che credo sia abbastanza recente. Infatti io non ne avevo mai sentito parlare, cioè adesso lo conosco da anni, figuriamoci, che comunque insegno da tanti anni, quindi anzi io lo utilizzo nelle mie lezioni perché mi rendo conto che come tutte le cose preconfezionate ti fa raggiungere l'obiettivo, che nel mio caso è quello di far capire all'allievo quali sono le posizioni e come muoversi sul manico, te lo fa capire effettivamente prima. Io invece quando ero più giovincello e studiavo le scale, gli accordi e comunque ho dovuto fare un giro enorme alla fine per arrivare a quella soluzione. Però aver preso, diciamo, la strada più lunga mi ha portato una conoscenza un po' più approfondita rispetto a chi studia il caged e crede di aver scoperto il Santo Graal e invece poi alla fine non è altro che una piccolissima parte del discorso accordi scale. Allora, quindi caged. Innanzitutto dobbiamo capire un concetto fondamentale, perché tutto parte da una nota. Voi non mi crederete, ma le migliaia di pagine che formano i libri di teoria musicale alla fine partono da una nota. E anche tutta la conoscenza chitarristica parte da una nota. Noi per trovare le posizioni dobbiamo trovare la nota che dà il nome all'accordo. Per comodità faremo il caged e quindi le posizioni degli accordi utilizzando la tonalità di Re, perché la tonalità di Re, non so se questa cosa forse l'avete già vista online su YouTube oppure l'avete letta in qualche libro, perché il caged si fa in Re? Se il primo accordo uno giustamente dice Do, si fa in Re perché la prima posizione senza corde a vuoto che noi possiamo suonare l'accordo di Do, è praticamente il Re. Perché se facciamo questo Do qui, abbiamo le corde a vuoto, stavo facendo così, appunto per emulare il Barré, e non si possono studiare queste posizioni con le corde a vuoto, altrimenti non si capisce il concetto. Quindi, insomma, la prima posizione utile è l'accordo di Re nella posizione di Do, ma a questo ci arriviamo dopo. Allora, per trovare gli accordi, dobbiamo trovare la nota che dà il nome all'accordo, in questo caso è Re, ok? Come era Do, è Re. Poi dobbiamo trovare la sua ottava,
che è questa. Ok? Perfetto. La vedete questa posizione? Adesso purtroppo non ho avuto il tempo di prepararmi anche delle immagini, delle tablature, ma su internet le trovate. Se avete difficoltà, mi chiedete nei commenti e vi allego io qualcosa. Ecco, vedete queste due ottave? Ok, formano la posizione di Do. C'è ovunque nel manico. Io prendo queste due ottave e ci costruisco l'accordo, che ovviamente deve essere con il barré, però è sempre un accordo di Do. Lo riconoscete? Vedete? Sarebbe questo, il nostro amato Do, portato avanti di due tasti perché diventa Re, solo suonato con queste dita. Perché? Perché questo ci serve per il barré, altrimenti suona così, che è bellissimo, ma non sarebbe un Do, non sarebbe una posizione di Do, ma la posizione di Do è questa. Ok? Questo è un accordo di Re maggiore in posizione di Do. Qualsiasi nota io pesco nel manico, per esempio questo qui, decimo tasto è un Sol, la sua ottava è questa. Per la posizione di Do, la sua ottava, quindi se io suono questo accordo così, è un Sol maggiore in posizione di Do. Ok. La seconda ottava invece, tutti gli accordi sono collegati tra di loro, cioè un'ottava è in comune, una nota è in comune. In questo caso la nota in comune è questa. Quindi non sarà più quest'ottava qui, ma sarà quest'ottava qui. Che poi è la stessa nota, perché questa e questa sono la stessa nota, però cambia la posizione. Ok, e su questa ottava abbiamo questa posizione, che non sarebbe altra posizione di La maggiore, ok, portata più avanti. Quindi abbiamo la posizione di Do e la posizione di La. Scusate. Ok, le ottave erano queste e l'ottava è questa. Adesso questa qui sarà in comune alla posizione di dopo, che avrà l'ottava qui. E ovviamente per corrispondenza, no, scusate, non mi viene la parola, suggeritemi il termine. Comunque la sesta e la prima corda hanno lo stesso nome, quindi tutto quello che succede qui succede allo stesso modo anche qui. Quindi qui abbiamo Re e anche qui abbiamo Re. Ok? Solo per questo diventano tre, perché vedete qua sono due. Due re, qua sono due, qua magicamente diventano tre. Perché? Perché sulla sesta e sulla prima corda succedono le stesse cose. In questa posizione si forma l'accordo di Sol, che sarebbe questo qui, ragazzi. Semplicemente, come vi ho sempre detto, ci serve il barré perché le corde a vuoto non possono suonare, risuonare, allora. Quindi questo è un re maggiore in posizione di Sol. Benissimo. Adesso le note in comune sono queste e l'ottava è questa. Ok? Quindi questa e questa, queste due di prima, che vi ricordo sono due solo per una coincidenza, ma possiamo considerare anche soltanto una. Poi la prima corda, insomma, di riflesso. E l'ottava è questa. L'accordo che si costruisce è questo, che non sarebbe altro che un accordo di Mi maggiore, ok, suonato sulle ottave del Re. E quindi diventa un accordo di Re maggiore in posizione di Mi. Poi la nota in comune è questa, perché erano queste le ottave, è questa, l'ottava è questa, e quindi qui si costruisce l'accordo di Re maggiore in posizione di Re, tra l'altro, e questo sarebbe il vero Re, questo qui, suonato praticamente un'ottava più alta. Ok, quindi ripeto, non so se sono stato chiaro. Posizione di Do, posizione di La, posizione di Sol, posizione di Mi e posizione di Re. Ripeto, posizione di Do con l'accordo, posizione di La, posizione di Sol. Posizione di Mi e posizione di Re.
E quindi K A G E scusate. Ok, perché il Caged è comodo? Il Caged è comodo perché, capita la storia delle ottave, si è in grado di trovare qualsiasi accordo in qualunque punto del manico. Facciamo un esempio. Prendiamo questa nota, che è una nota molto molto strana, perché è un La bemolle. Ok, se io prendo quest'altro La bemolle, cioè la sua ottava, che posizione era questa, vi ricordate? Un'ottava era questa, un'ottava era questa, un'ottava era questa, un'ottava era questa. Ve la prendo così, così forse è più chiaro. E un'ottava era questa. A me pare tanto che assomigli a questa, l'ottava di prima. Vedete, era questa. Quindi la posizione di re. Quindi qui si costruisce un accordo di La bemolle maggiore in posizione di re. Facciamo un altro esempio. E niente, questo moscerino ha deciso. Prendiamo questa nota, la sua ottava, di riflesso anche sulla prima corda. Nel frattempo noto che sono arrivato a 14 minuti, mi starete odiando. Ok, che posizione era questa? La posizione di Sol. Quindi questo accordo di Sol, lo vedete? È un accordo di Do maggiore, perché state suonando con le ottave di Do, 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 Do. Ovviamente tutto va in conseguenza, di conseguenza, è ciclico. Cioè, se voi rispettate il Caged, questa è la G perché è Sol, quindi manca la E e la D per fare Caged, quindi G, E e D. Ovviamente mancava la A e poi mancava la C di Caged, e questo sarebbe il nostro infatti famoso Do maggiore, che io suono così, solo insomma per essere più chiaro, ma ovviamente quando noi suoniamo la chitarra il Do maggiore lo suoniamo in questo modo. Allora ragazzi, quindi niente, è questo. Io